Bene, eccoci. Riprendiamo da dove ci eravamo interrotti l'altra volta, che è dal problema dei Chicken McNuggets. Qualcuno ha qualche idea? Allora, riprendiamo il problema. Il problema era, in input le dimensioni delle scatole dei Chicken McNuggets, ok? Ad esempio, ed è solo un esempio, ad esempio 4, 6, 9, 20, ok? La domanda è: qual è il più grande numero che non si può comprare di Chicken McNuggets comprando un numero intero di positivo di intero non negativo di ogni scatola? E vi dicevo anche che avete la soluzione aggiuntiva, che vi prometto che con i numeri che avete in input, questo tale numero massimo che non si può fare esiste. Perché banalmente, se i numeri, come vi dicevo l'altra volta, fossero stati, ne so, 5-15, qualunque numero congruo a 1 modulo 5 non potevo farlo. Ok? Bene. Ci sono varie cose che dobbiamo vedere di questo problema. Però noi cerchiamo di partire col nostro solito approccio ricorsivo, con l'approccio della programmazione dinamica, per cercare di risolverlo. Va bene? Quindi, qual è la prima cosa che dobbiamo fare? Individuare il caso base. Ancora prima? Le combinazioni di tipo, cioè che tipo, cioè, no, No, niente, non mi viene non... l'idea. Qual è la prima cosa che dobbiamo fare ancora prima di trovare il caso base? Perché il caso base risponde a una Domanda. domanda, quindi prima ancora di trovare il caso base dobbiamo trovare qual è la domanda? I dati del problema. Qual è la domanda a cui dobbiamo trovare la risposta e di conseguenza qual è lo stato del nostro problema ricorsivo? Cerchiamo di farlo. Non vi darò la risposta, cioè io sono qui come filtro, però sono i vostri neuroni che devono attivarsi. Molte volte la domanda banale è quella giusta. Qua no, in effetti qua no, però quasi. Da quali dati dipende l'input, da quali dati dipende il sottoproblema? Dobbiamo trovare qual è il sottoproblema. Perché io vi ho dato il problema, questo è il problema, però come vi ho detto l'altra volta, non sempre il sottoproblema, cioè quello che poi vogliamo risolvere ricorsivamente, è identico al problema originale. Abbiamo fatto il primo esempio dove era identico, che era la spestrellatura. Abbiamo fatto il secondo esempio che era quasi identico, che era il, come l'ho chiamato, percorsi sulla griglia. Questa volta ci allontaniamo ancora un po' di più. Ok? Ovviamente, ad una certa vi darò sempre più indizi finché non ci arriviamo. E, cioè, comunque è normale che uno la prima volta che vede questi problemi non vede subito l'idea, poi alla fine il numero di idee è abbastanza finito, quindi una volta che uno ne vede tante, poi ce la si fa più velocemente. Però questo è proprio il momento ideale dove devono andare i neuroni. Immagino tipo ci interessa il numero di scatole e la size di queste scatole, perché se non sappiamo, cioè in questo caso abbiamo quattro scatole di una di size diverse, però tipo ho ipotizzato che se hai tot scatole nelle quali l'MCD
è una di queste, allora il number è infinito, tipo come i 515 del Giappone, no? Beh, ma ti ho assicurato che non c'è quel caso. In che senso? Io ti ho assicurato che il numero massimo esiste. Ok. Quindi non è un caso che devi considerare? No, ma ancora prima dello stato, qual è la domanda? La domanda, qual è la domanda a cui vogliamo rispondere? Dobbiamo trovare il numero più alto che non puoi comprare. Ok, quindi tu dici la domanda è il numero più alto che non puoi comprare, qual è l'input? L'input è il numero di scatole e la loro size. Il numero di dimensione delle scatole, tipo in questo caso 4 scatole, che è la dimensione 4, 6, 9, 20. No, non ti sto seguendo. Non è quello l'input del problema. No, questo è l'input del problema. Sì. Ok, e il problema chiede qual è il chiede qual è il più grande numero che non si può fare come somma con coefficienti non negativi interi a questi numeri. Dipende da quanto sia. E questo è la dimensione del scatto. E questo è il problema. Ok. Il fatto è che questo problema così messo, anche pensandoci tanto, si vede che non si riesce a farlo mettere dentro al framework del processo ricorsivo, perché non abbiamo un modo di avere dei sottoproblemi. Cioè, perché qua tipo, anche volendosi sforzare, se io ti do un insieme di roba, qual è l'unico sottoproblema che ti posso generare da quell'insieme di roba? Beh, magari dandoti un subset di quell'input. Cioè, per esempio, potrebbe essere, no, ti do 4, 6, 9, risolvi il problema per quello, poi ovviamente te lo darò per piccolo più piccolo, ad una certa saprò risolvere il problema e poi cerco di ricombinare le cose. Però qua non funziona, perché se io ho un problema più piccolo, alla fine arrivo al sottoproblema che ha una scatola, per una scatola la risposta è infinito e non mi dà assolutamente nessuna informazione. Ok? Quindi il fatto è che dobbiamo trovare una domanda che si presti a questa cosa dei sottoproblemi. Dato un numero input, riesco a trovare una combinazione di quello. Oh, perfetto. Questo è la domanda giusta. La domanda è: dato input un numero, quindi il nostro target, ok, noi vogliamo comprare n chicken McNuggets. Quindi dato un input n, la domanda è: posso farlo? Esistono coefficienti non negativi tale che moltiplicando per questi numeri, poi sommando tutto quanto, ottengo quel numero? Questa è la domanda giusta. Ok. Quindi sarà un bel f di n. Lo stato è il numero. E basta, perché ricordiamoci che quando parliamo dei sottoproblemi l'input è fissato, noi sappiamo che i numeri sono quelli, adesso possiamo immaginarci che i numeri sono proprio quelli o un qualche set arbitrario, insomma. Ah, io ho capito un'altra cosa. Cioè, perché quando siamo nei sottoproblemi, come abbiamo visto per la griglia, nella griglia appunto l'input non era solamente nm, era nm e le celle inerettate. Però nei sottoproblemi noi possiamo assumere che l'input sia fissato e quindi quelle celle inerettate sono fissate per sempre e quindi non dobbiamo portarci dietro nello stato. Stessa cosa qui. Noi nello stato del nostro sottoproblema abbiamo solamente n, che sarà l'unica cosa che ci servirà per poi risolvere il problema, diciamo quello grosso. Però l'input è fissato, che sia 4, 6, 9, 20, che sia 12, 17, 14, che sia qualunque altra cosa, l'input è fissato adesso e possiamo ragionare in questo modo. Bene, adesso cosa dobbiamo trovare? Coefficienti. No, abbiamo trovato la domanda, quindi adesso dobbiamo trovare il caso base generale. E il caso generale. Perfetto. Partiamo dal caso base, che qua è molto facile. Qual è un n abbastanza piccolo tale che sappia andare la risposta a priori? 4. Più piccolo. Piccolo? 0. Perché? Perché c'è un modo per fare 0, quindi prendendo tutti 0. Esattamente. Il nostro caso base qui è f di 0. F di 0 cos'è? Sì. Facciamo sì, no. La domanda è: si può fare, possiamo comprarne n? La risposta facciamo proprio che sarà sì e no. Ok,
Sì, usiamo la stringa. Sì, usiamo proprio la dicitura sì, no? Ok. Sì. Questo è il nostro caso base. Easy enough. Adesso vorremmo trovare il caso generale. L'idea non è dissimile a quella di tutte quante le altre, perché alla fine la programmazione dinamica sono sempre le stesse idee. Io ho il mio numero N di chicken magnetics che voglio comprare. Come faccio a scomporlo? Come faccio a... Posso assumere tutti quanti i casi più piccoli, sapere la risposta. Quindi per tutti gli N minori, per tutti i K minori di N so la risposta. Usando quelle risposte voglio costruire quella per N. Come faccio? Se n è compreso tra 0 e 4 non c'è una risposta. Vero, però non utile secondo me. La domanda è, adesso quindi ci stiamo chiedendo, sappiamo comprare n chicken McNuggets, sappiamo le risposte per tutti quanti i valori minori di n, quindi per n-1 sappiamo se sì o no, per n-2 sappiamo se sì o no, fino a 0 sappiamo che sì. Quindi sappiamo tutte le risposte precedenti e vogliamo sapere se possiamo farne n. Vogliamo sfruttare le risposte precedenti per farlo. Come facciamo? Cioè, che definizione di caso generale, insomma. No, cioè, io ho ragionato, cioè, posso parte dal ragionamento di quello affissato che abbiamo, cioè, di quello che avevamo i dati, cioè, 2, 4, puoi 6, usare 6, questo 6, come esempio? Sì, perché ad esempio avevo pensato, tutti quelli, tutti gli n che hanno, ad esempio, 0 alla fine, coefficiente 0 alla fine, sono coperti perché abbiamo 4 più 6, cioè abbiamo 4 e 6. Per l'amor di Dio, sì, però è un caso un po' particolare. Sì, no, poi perché cioè, dopo tutti i coefficienti che hanno 0, dopo dal 10 in poi, c'hanno, quindi quelli possiamo togliere. Poi dopo il 10, cioè dal 13 in poi, anche tutti quelli col 3. Certo. Così possiamo farlo con tutti gli altri coefficienti. Però il problema è che ti vengono fuori una sbrega di casi, cioè, e non sai neanche, cioè, vai a vedere se veramente sei esaustivo in quel modo. Cioè, magari ce la fai, nel senso, alla fine quanti saranno? Saranno tipo. Boh. Però poi tra l'altro un ragionamento che stai facendo su questi numeri. Sì, probabilmente ci sono tanti. Il problema è che, cioè, mi va bene se usi questi numeri come esempio, ma deve essere una cosa che si generalizza a qualunque set di numeri. F di n, insomma, è sì, se anche f di n meno 4, n meno 6, n meno 9, n meno 20. Ok, mi manca un pezzettino, quindi se f di meno 4, meno 6, meno 9, cosa deve essere? Deve essere sì. Quale? N-4, N-6. Tutti? Almeno uno. Quindi, ok, ci siamo. Quindi, lo scrivo qua. F di N è uguale a cosa? Lo faccio per questo esempio adesso, però questo vedete che si generalizza facile. Cosa sarà uguale? Sarà uguale a F di N-4 or F di n-6 or f di n-9 or f di n-20. Perché? Perché, come abbiamo visto tutte le altre volte, io lo penso come un gioco, quindi il mio gioco è che sto comprando queste scatole dal bancone. E, essendo che sto comprando una serie di scatole, per forza di cose ci dovrà essere un'ultima scatola. Giusto? Che ho comprato.
ma quale può essere quest'ultima scatola? Beh, sarà una delle scatole disponibili. Ma allora, se io sapevo fare uno di quelli del numero che voglio fare meno la scatola che sto comprando, allora so fare anche il numero che voglio fare. Se io so fare 1 tra n-4, n-6, n-9 e n-20, beh, allora ho un modo per fare n, perché compro quella scatola. Ovviamente con un piccolo caveat, assumiamo che f di qualunque numero negativo non si possa fare, banalmente. C'è anche, cioè anche ragionevole, tipo non posso comprare meno uno McNuggets. Ok, quindi se questo è un insieme generico S come sarà data la ricorsione, avremo che f di 0 è sì e poi f di n sarà, avrà due casi, no se n è minore di 0, che può capitare adesso per il dato che facciamo, altrimenti cosa sarà? Sarà l'or per tutti gli elementi s piccolo appartenenti a s grosso di f di n meno s piccolo. Questo è l'operatore che è tipo sommatoria, però or, logico. Che tipo un per ogni, però senza la stagnetta in mezzo. Domanda, abbiamo finito? No. Una risposta era molto probabilmente no, se lo chiedo. Perché? Dobbiamo verificare se è efficiente, cioè nel senso... No, siamo ancora troppo lontani. Ci manca ancora uno step prima. Noi abbiamo, adesso abbiamo a nostra disposizione una funzione che, dato un numero, ci mettiamo dentro un numero, ci dice se quel numero si può fare. Come facciamo a trovare però la risposta al problema originale adesso? Devo trovare un modo per capire se quello è il numero massimo. Mm-hmm. No. Non capire se è corretto o no. Il sotto al problema, cioè F è corretta, cioè la domanda a cui risponde F, che è questo numero si può fare, lui la calcola tranquillamente. Ed è corretta, poi penseremo al tempo, bla 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 bam, però non ci interessa. Ma ci manca ancora uno step fondamentale, cioè abbiamo trovato la funzione del sottoproblema, ma adesso come facciamo a risolvere il problema originale con questa funzione? Ovviamente vi ho guidato io al fatto che questa era quella giusta, però ci manca uno step, perché il problema originale non l'abbiamo risolto ancora. Risolvendo, cioè alla fine... Se parto da n, calcolo f di n, avrò alla fine un certificato, una serie di sì per arrivare fino al caso base. Cioè avrò che f meno qualcosa è sì, e allora seguendo quello f meno qualcos'altro è sì, okay, fino a zero. E forse riesco tornando indietro. Certo, e questo cosa ti dice rispetto a qual è il più grande che non si può fare? Ah no. Cioè questo ti dà il certificato che un certo, ci dice anche come si può fare, assolutamente sì. Sì, no. Però come? Cioè non ci risolve il problema originale ancora. Qua un'altra cosa è che quando leggete un problema e il problema vi dà delle garanzie, probabilmente quelle garanzie vanno usate ad una certa. Io vi ho dato la garanzia che questo numero esiste, però non l'abbiamo ancora usata da nessuna parte questa garanzia, quindi probabilmente è il momento di utilizzarla.
La V cosa voleva dire? Mi sono già detto. È un'ora. Ah. È tipo, cioè come sommatoria, come la sigma maiuscola intende una somma di roba, questa V grossa è l'orologico di più roba. Sono due risposte alla domanda che vi sto facendo, una più matematica e una più informatica. Non vorrei esporre nessuna delle due, però sono curioso di quale, a quale arriverete. Dato che so che esiste, posso provare a in qualche modo ricordarmi la funzione, fare il massimo di... il massimo della funzione. E come fai a trovare il massimo della funzione? Perché il massimo della funzione, cioè come, come mappi sì e no? Questo è un altro problema. Ah. Cioè il problema è che se hai una funzione che non è, a parte che è una funzione non definita su un, su un, su un dominio continuo, e il, se hai, tra l'altro se hai, sì, se hai una funzione che ha dominio n e la domanda è voglio trovare un input tale che l'output sia un certo valore, questa, questo problema è letteralmente irrisolvibile perché si riduce ai teoremi di completezza di Gödel. Forse se, se esiste il numero massimo, allora esisterà un numero che non si può fare. Beh, te lo sto garantendo io. Sì. E poi posso valutare se ce ne sia uno più grande o uno più piccolo. Cioè se ce ne sia uno più grande. E come fai? Cioè ti sto dicendo che il numero più grosso che non si può fare è finito. Questa è la garanzia. Come sfrutto questa garanzia? Fare questo x meno tutti quelli che ho trovato fino ad adesso e quindi arrivare alla fine e vedere se quello che mi rimane poi è divisibile di nuovo per quelli lì o no. E qual è questo x? No. Cioè perché allora vi do il primo aiutino. L'idea è allora che l'idea disperata di base è se io sto cercando il massimo qualcosa tale per cui f di n è uguale a no, ok, cominciamo con una cosa disperata. Cosa faccio se sono disperato e che voglio trovare questo numero e non so come fare? Beh, inizio da n uguale a 0, poi vado a n uguale a 1, poi vado a n uguale a 2, poi vado a n uguale a 3 e tengo traccia di qual è l'ultimo che è andato no e dico beh dai, se vado avanti abbastanza prima o poi lo becco questo quest'ultimo numero. Si potrebbe fare una cosa più intelligente, tipo partire dalla fine. E come fai? Beh, la fine è un po' grossina. Però questo, la garanzia mi dice che non può essere infinito questo danno. Certo, però può essere arbitrariamente grosso. Magari la risposta è 10 alla 10 alla 100. Sì, allora no, sì. Dicevo, qual è la soluzione disperata? Beh, io parto da 0, poi faccio n uguale a 1, n uguale a 2, n uguale a 3, n uguale a 4. Alcuni mi diranno sì, altri mi diranno no. Io mi tengo traccia di qual è l'ultimo che mi ha detto no, ok, che è il più grande che ho trovato fino al momento no, e vado avanti. Vado avanti. Ovviamente se questo processo lo protraggo all'infinito troverò la risposta, però non posso protrarlo all'infinito. Quindi la domanda che dovrebbe venire naturale è: ma non è che c'è un criterio per cui so che ad una certa posso fermarmi? Non è che c'è un qualche numero che dopo che ho controllato quello mi ha detto sì, allora sono sicuro matematicamente che non ci possono essere no dopo di quello?
sono multipli di quelli prima. Sì, un pochino più specifico. Cioè tutti quelli dopo questo x qui lo posso fare come combinazione di quelli prima che hanno un sì. Sì, più specifico. Ci sono almeno tre risposte corrette a questa domanda, cioè ci sono almeno tre metodi corretti per fare questa cosa. Io vado avanti, mi becco. Sì, 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 sì. Non è che dopo che ho beccato il miliardesimo sì posso dire, ah, magari non ci sono più no dopo questo. Hai il capire quanti sì ti servono. Quindi devo trovare un modo per capire dopo quanti sì io mi posso fermare. Esattamente. E come ho detto ci sono almeno tre risposte, ce n'è una molto poco efficiente, una abbastanza efficiente e una molto efficiente. Tipo, secondo voi, su questo esempio, se io mi becco un miliardo di sì, potrà mai esistere un no dopo? No. Perché? Perché ho in mezzo ho un sacco di sì. Beh, non è... No, 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 è perché ho un sacco di sì e quindi... E quindi? Dentro ci sono anche loro, in un certo senso. Perché f di n meno... 4, 6, 9, 20 sono sì. Sì! Oh, ok, siamo arrivati direttamente a quella migliore, circa, quasi, manca un epsilon per arrivare a quella migliore. Qual è l'idea? Che se io ho beccato 20 sì di seguito, allora il 21esimo potrà sicuramente fare, perché? Perché cazzo, ne ho beccati 20 di seguito, quindi quello là si può agganciare al primo di questa serie. Ma poi allora cosa faccio? Shifto di uno in avanti questo ragionamento e posso fare tutti gli altri? Questo 20 è derivato da quel 20. Sì, questo 20. E posso farlo con 20, con 9, con... Quindi in realtà mi basta, non mi serve il 20, mi basta... Il massimo. Il? Più grande il massimo. No. Mi basta il più piccolo. Cioè, qual è la più piccola serie di sì che sono sicuro che dopo quella tutti gli altri sono sì? Quando ne becco... min di S 4 in questo caso, perché se io becco 4 sì, beh cavoli, è il quinto dopo i 4 sì, faccio il numero dopo, il numero dopo cosa dice? Ah, uno di questi qua è vero, beh cavoli, se ne ho fatti 4 sì di seguito, se faccio meno 4 al quinto ottengo il primo e quindi sarà sì, so già che sì, e questa cosa si protrae poi all'infinito. Questa cosa funziona solamente se esiste un esiste, se vi è sicuro che esiste questo numero più grosso che non si può fare, perché se non esiste non potete fare questo ragionamento perché va avanti all'infinito e no. Quindi la risposta ottima in realtà è che io cosa faccio? Inizio la mia simulazione da 0, ok? E dico ok, 0 sì, poi vado avanti 1 no, perché tutti gli altri sono negativi, 2 no, 3 no, 4 sì. Sì, perché? Perché 4 meno 4 fa 0 e 0 è sì, quindi posso agganciarmi a quello lì. 5 è no, 6 è sì
Perché? Perché mi posso agganciare sempre a 0 con un 6. 7 è no. 8 è sì, perché mi posso agganciare al 4 con un 4. 9 è sì, perché c'ho il 9. 10 è sì, perché posso farlo in svariati modi, in realtà posso farlo come 6 più 4, 4 più 6. Cioè posso agganciarmi al 6 con un 4, posso agganciarmi al 4 con un 6. 11 sarà no. 12 sarà sì, perché mi posso agganciare all'8 con un 4. 13 sarà sì, perché mi posso agganciare al 9 con un 4. 14 sarà sì, perché mi posso agganciare con un 6 all'8. E il 15 sarà sì, perché mi posso agganciare con un 6 al 9. E a questo punto io ho trovato 4 sì di seguito. Ma allora, se io faccio quello dopo, beh cavolo, potrò agganciarmi con un 4 a quello 4 prima, ma se c'è una 4 di seguito che sono sì, per forza ce l'ho che sarà sì anche quello. E poi facendo la cosa dopo, c'ho ancora 4 sì di seguito, e va avanti, va avanti, va avanti, va avanti, e quindi sono sicuro che tutti quanti saranno sì. Comunque le due risposte meno efficienti erano che questa roba deve succedere comunque o al prodotto dei valori in S o al loro minimo comune multiplo. Quindi la risposta più inefficiente era se mi dicevate il prodotto dei valori in S. La risposta un pochino meno efficiente sarà il minimo comune multiplo, e la risposta quella più efficiente in assoluto è minimo di S. Ok? Adesso abbiamo trovato un modo di usare F per risolvere il nostro problema. Però come vedete la domanda del sottoproblema non è uguale a quella del problema, è un po' diversa. Abbiamo dovuto un po' rigirare questo problema per trovare una domanda che ci permettesse poi di risolvere il problema originale. E comunque anche per risolvere il problema originale non è stato semplicemente chiamare F di qualcosa, abbiamo dovuto sviluppare un procedimento per arrivarci. Ok, chiamiamo la risposta R. Facciamo che la nostra risposta si chiama R, proprio la risposta del problema. Adesso che abbiamo trovato una soluzione, quindi corretta, la prossima domanda che ci dobbiamo porre è... L'efficienza. Quanto tempo ci mette? Quanta memoria usa? Ah, tra l'altro, non è vero, sbagliato. N è il parametro sbagliato, mi dovete dare in realtà voi qual è il parametro giusto, perché N non è un input del problema, N è una roba del sottoproblema, ma la complessità computazionale è rispetto al problema originale. S per un insieme, il numero degli elementi dell'insieme, chiamiamolo M, chiamiamolo M. Così abbiamo un nome per tutto. Ok. Bene, complessità computazionale in tempo e memoria. Come facciamo? Certo, dipenderà da quello del minimo, quindi quello lo possiamo indicare come min di S, per dire. Okay. Se diciamo ci sono dei parametri slegati, cioè un tip di M, ma se volete usare altre variabili dentro non è un problema.
tutte le variabili che ci servono da qualche parte sono scritte, quindi abbiamo i nomi per tutto quello che ci serve. Allora facciamo un minimo di abuso di notazione. Scordiamoci un attimo quali sono gli argomenti, semplicemente usiamo tutte le variabili che abbiamo a disposizione. E per calcolare f n devo calcolare n volte, c'è pure dentro la graffa, quindi devo fare m volte il calcolo di f. Vero? E poi per il controllo, cioè per la serie lunga lì. Sì. Il passaggio di ora. È un grado di 1. Ogni volta che tu fai l'OR tra due valori è 1 grande di 1. Ok. Quindi se tu fai n OR ti costeranno 2 grandi di n. 1 grande di n, ok. Quindi quello è un grande di m. Questo è un grande di m? Okay. Sì. Però devi anche considerare il minimo di s, cioè tu lo devi fare almeno minimo di s volte per avere una risposta finale. Solo min di s volte devi farlo? Più tutte quelle prima, quante sono? R. R, quindi quella della complessità? Per R più R. Perché io quanti ne devo calcolare degli F? Beh, tutti quelli fino alla risposta sono R, e poi devo andare avanti per quanto? Min di S. Ogni volta che calcolo un F quanto mi costa? Beh, questo costa grande di 1, questo costa grande di 1, questo costa grande di M, quindi questo domina gli altri, quindi la risposta sarà questo per quello. Quindi avremo che la complessità sarà m per r più minimo di s. Bene. E la memoria? Uno grande. Eh? È uno grande. È uno grande, mi sono dimenticato l'O. Bene. E la memoria? Devo tenere in memoria tutte le risposte precedenti, perché comunque mi devo ricordare qual è l'ultimo no che ho. Okay. Cioè, vabbè, devo ricordare l'ultimo nome, devo ricordare le risposte, ok? R più min di S? R più min di S? Sì. Sì. Facciamo questo R più min di S. Vabbè, dovevo chiamarlo in qualche altro modo R più min di S perché appare in più posti. Sì, se vogliamo essere un minimo più precisi, perché quello è quello che ci occupa la tabella, ci occupa R più min di S interi, ma è solo metà del calcolo, perché ricordiamoci che la complessità in memoria è data da quanti, cioè, dai valori che mi devo conservare per la programmazione dinamica, più quanti valori mi devo conservare per il calcolo.
calcolo quanta memoria usa. Avete due risposte, sono entrambe corrette, però una è più corretta. Calcolo usa M. Ok, il calcolo usa M è una delle due risposte, quella meno corretta, però mi va bene uguale. Quindi in questo caso, se ho detto che ne usa M, cosa sarà la memoria totale? R più minimo di S più M. Perfetto. La risposta non più corretta, però quella un pochino più furba, è che in realtà, essendo, cioè non mi devo veramente salvare tutti gli M valori, mi servono solo gli ultimi due nella funzione. Io sto facendo l'OR, non è che devo prima calcolare tutti quanti i valori e poi fare l'OR, posso fare l'OR man mano, quindi mi serve solo l'accumulatore e il prossimo, quindi mi bastano due, è grande di uno. E anche lì in realtà non mi serve tutta la tabella, mi bastano gli ultimi max di S valori, perché tanto non andrò mai a guardare più indietro il max di S rispetto a dove mi trovo. Però queste sono finezze. E quindi la memoria, abbiamo detto che è grande di R più min di S più M, che è un upper bound, una stima upper bound validissima. Ok, scrivo. Perfetto. Non ho capito qual è il costo della computazione. Allora, se facciamo la computazione in modo stupido, noi abbiamo m valori di cui dobbiamo far l'OR, quindi ci dobbiamo salvare questi m valori e poi far l'OR. Però per salvare m valori ci serve m di memoria. Questo fa uscire la per bound m. Volendo si può levare, perché se devo fare l'OR di m valori, a me non è che serve precomputarmi gli m valori e poi farlo di tutti quanti. Io faccio, calcolo i primi due, faccio l'OR, calcolo il prossimo, faccio l'OR, calcolo il prossimo, faccio l'OR, me ne servono due. E quindi posso farla con un o grande di una memoria. Però ma va bene anche questo. Cioè, nel senso, è comunque una stima per bound ragionevole. Quindi si potrà togliere. Si può levare l'M e si può abbassare anche questo. Perché in realtà, come ho detto, non ci serve tenerci tutto quanto fino all'inizio. Ci bastano gli ultimi max di S. Okay. Perché tanto qua non andremo mai a vedere l'F di un valore più lontano del max di S. E quindi possiamo scattarli quelli prima. Quindi in realtà, questa roba si riduce a max di S. Volendo. O comunque il minimo tra max di S e R meno min di S, volendo. Però M si può togliere facile con questa cosa dell'OR tra due. Certo, sì, può levare facile, sì, assolutamente. Bene, vi faccio notare una cosa. C'è un approccio fondamentalmente diverso che abbiamo preso per questo problema rispetto ai precedenti. In particolare, nei precedenti il problema originale viene risolto partendo dall'alto, cioè quando noi risolvevamo il piastrellamento, se noi volevamo risolvere il piastrellamento per un bagno da 8, partivamo da f di 8, poi andavamo a f di 7, f di 6, f di 5, f di 4, f di 3 fino a f di 0. Qui abbiamo fatto il contrario, partiamo dal basso e siamo saliti. Questi due approcci hanno due nomi diversi. Quello che parte dall'alto si chiama top down e questo qua si chiama bottom up. E sono i due stili di programmazione dinamica. Ai nostri fini sono intercambiabili. Nella pratica il bottom up è un pochino più veloce, però per i nostri fini sono intercambiabili, ma poi tipo anche io personalmente tendo a usare sempre il top down perché lo trovo più chiaro mentalmente. Però sono due approcci validi. Io posso cercare di costruire il problema dalla cosa più grossa andando verso quella più piccola, o posso cercare di costruirla dalla cosa più piccola andando verso la più grossa. È intercambiabile. Noi abbiamo fatto dalla cosa più piccola alla cosa più grossa. Qua abbiamo fatto dalla cosa più piccola alla cosa più grossa. Invece nei due problemi precedenti abbiamo fatto dalla cosa più grossa alla cosa più piccola.
questo è un esempio di problema che funziona molto bene partendo da quella più piccola e costruendolo bottom up. Bene, con questo abbiamo risolto il problema dei McNuggets e abbiamo scoperto che in Italia, se andate in cassa e dite voglio 11 McNuggets, a parte il fatto che la cassiera vi guarda male, non c'è modo di combinarli in qualche modo. Bene, adesso passiamo al prossimo problema. Vi voglio dare un piccolo warning. In questa prima ondata di problemi che sto facendo, stiamo vedendo problemi di tipi diversi, cioè che hanno idee diverse, quindi ogni volta che ne vediamo uno ci sarà un'idea nuova, e di difficoltà crescente. E lo faccio appunto per darvi un po' una visione generale di cosa si può trovare in programmazione dinamica. L'approccio che ho appunto è che partiamo da questa ondata, così vediamo questo afflusso dal più facile al più difficile con tecniche diverse, per poi tornare invece su problemi nell'ottica di quelli che vengono dati all'esame. Ok? Però è importante che prima facciamo l'ondata, e non vi spaventate se man mano, adesso ne ho ancora due di questa ondata, sappiate che se questo era un po' più difficile, il prossimo sarà ancora un po' più difficile, quello dopo sarà ancora un po' più difficile. Ok? Però mi serve per farvi vedere le tecniche che ci sono. Bene. Chicken McNuggets, andati. Ok, adesso il prossimo problema è credo il più classico in assoluto, che si risolve con la programmazione dinamica, che è il problema dello zaino. Metafora di così, in qualche modo. Voi siete dei ladri e volete andare a svaligiare un museo, e a vostra disposizione avete uno zaino di capacità B. Cos'è la capacità? È il numero di chili che lo zaino riesce a reggere finché non si sfonda. Quindi potete metterci dentro oggetti finché non arrivate a K chili, ignoriamo il volume, questo zaino è a volume arbitrariamente grosso, però invece dopo un certo peso si sfonda. Potete metterci oggetti fino a B compreso come peso, e quelli potete portare in giro tranquillamente, dopo invece esplode tutto. Ok? Quindi primo dato, abbiamo questo nostro zaino che ha capacità B. Sto usando notazione standard, di solito viene chiamata B in maiuscolo, quindi uso B in maiuscolo. In questo museo ci sono n oggetti e ogni oggetto ha due caratteristiche, un valore e un peso. Quindi ci sono n oggetti e ogni oggetto ha un valore e un peso. Questi sono un e più 1, giusto? Cosa? Questi sono iniziati da 0 fino a n o fino a n meno 1? Sono n oggetti? N incluso, 0 incluso e n escluso. Okay. Cioè questi numeri, cioè questo per dire che gli elementi sono indicizzati da 0 e non da 1. Perché di nuovo informatico, quindi deciso tutto quanto da 0. È solo per dire che il nostro problema è dato da un b e poi dato da un n, e abbiamo che per ogni i che va da 0 incluso a n escluso abbiamo un bd e un pd, che sono il valore e il peso dell'oggetto iesimo. È un vettore? Eh? È un vettore? Sono dei numeri. Okay. Non ci interessa in che formato sono dei numeri.
Ok, qual è il problema? Il problema è che vogliamo scegliere un sottoinsieme di questi oggetti tale che il loro la somma dei loro pesi non ecceda la capacità dello zaino, in modo tale da massimizzare la somma dei valori. Quindi abbiamo questo zaino che regge, che ne so, fino a 50 kg. Andiamo in questo museo, ogni oggetto ha un qualche valore in euro, un qualche peso in chili. Vogliamo scegliere un insieme di un sottoinsieme di oggetti da rubare, che dobbiamo metterci nello zaino, in modo tale che lo zaino non si sfondi, e in modo tale da massimizzare la somma del valore degli oggetti che prendiamo. Easy enough. E cioè easy enough la descrizione, poi bene, vogliamo risolvere questo problema. Il, come si dice, the floor is open. Suggerimenti, osservazioni, o se no possiamo anche direttamente partire con qualcuno che mi dice la domanda. Per darvi una statistica sulla risolvibilità di questo problema, se uno non l'ha mai visto prima, alle Olimpiadi di informatica abbiamo dato un cugino di questo problema alle regionali, ovviamente l'abbiamo dato in modo che, non, che, cioè che anche se uno sapeva questo, in realtà non sapeva risolvere l'altro, però la difficoltà è uguale, cioè l'idea è uguale in realtà. Su circa 2000 persone che hanno partecipato, però studenti delle superiori, l'hanno risolto in due. Quindi non sentitevi scoraggiati se senza nessun aiuto, senza nessuna cosa, non riuscite a trovare la soluzione così. Quella persona è il valore è soggettivo, dipende dal ladro, è oggettivo, cioè nel senso un numero è... Sono tutti quanti, tutti questi numeri sono numeri naturali, non sai altro. Ok, quindi tipo c'è un quadro di Monet, un quadro di Van Gogh, non è che dici mi piace di più Van Gogh e prendo quello. Tu sai, cioè tu hai un dato oggettivo rispetto all'oggetto che è il valore. Ok. Quello è l'unico dato oggettivo che hai. Cioè so il valore ma non il peso. Eh? Cioè io so il valore ma non il peso? No, sai anche il peso. Ah, okay. No, ma dico rispetto al valore, cioè rispetto a quanto è pregiato qualcosa, l'unico dato oggettivo che hai è il valore. Okay. Non hai considerazioni esterne. Cioè per quanto ci riguarda questo problema, noi vogliamo solo massimizzare il valore dato secondo quel dato oggettivo, nient'altro. Io farei un rapporto tra valore e peso. Mi piace. Metterei più oggetti in ordine crescente. Sì. E troverai una combinazione, la più grande combinazione che mi dà che sta nei limiti. Questa cosa mi piace tanto. Quindi tu dici, io ordino i io ordino gli oggetti per rapporto valore peso in ordine decrescente, ok? Dopodiché dico, beh, quello che mi interessa di più sarà quello con rapporto valore peso maggiore e lo prendo. Beh, il prossimo sarà il secondo con valore con rapporto e lo prendo, vado avanti fin tanto che non il prossimo oggetto non mi farebbe sfondare lo zaino. Questa soluzione è bellissima ma è errata. Questa qua in particolare è quella che viene chiamata la soluzione greedy al problema dello zaino. È una soluzione che in pratica approssima molto bene la risposta, ma ci sono dei casi, poi magari ne cerchiamo qualcuno, in cui non funziona, in cui si può fare di meglio se rinunciare a qualche oggetto. Sì, ovviamente quando hai l'ordine crescente, magari ad esempio non prendo l'ultimo, quello più piccolo, ma prendo quegli altri due più piccoli che insieme mi danno, arrivo con più peso. Esatto, cioè magari ti avvicini di più al target di peso, esatto. E ottieni un valore maggiore, esattamente.
il fatto che non riesci ad aggiustarla questa strategia, cioè proprio perché poi il numero di casi che dovresti fare è esponenziale per cercare di aggiustarla, però è una buona approssimazione. Il numero di oggetti che devo usare è finito? Sì, sono n. Ma se nel museo un oggetto se nel museo un oggetto il museo non è un oggetto, è la nostra metafora. No, ha un dentro un oggetto, un solo oggetto. Ah beh, potrebbe avere anche dentro un solo oggetto, in quel caso lo prendo se il peso è minore di b e non lo prendo se è minore o uguale a b lo prendo se il peso è minore o uguale a b e non lo prendo altrimenti, però vabbè è un caso banale, non vale come caso base, quindi. Non ha senso parlare di caso base se ancora non abbiamo trovato la domanda. Ah ok. Se posso arrivare a prendere proprio b come peso, mi piace ma non è completa, è una buona partenza, però quanto vicino posso arrivare? Quanto vicino posso arrivare? No, stiamo con b giusto. Però ci mancano due pezzi, ha detto, ma la domanda ancora non è una domanda perché ci manca ancora qual è, cioè sì c'è la domanda ma non è utile in questo momento. La domanda che ha detto è: riesco a prendere oggetti per arrivare precisamente a un certo peso, chiamiamolo b piccolo, ok? Questa è una domanda, è un buon primo passo, però ci mancano due pezzi, cioè questa domanda così posta è ricorsibile, ok? Quindi possiamo farci ricorsione, se ci pensiamo un attimo possiamo trovare tutto quanto, possiamo farci la ricorsione e tutto quanto, ma anche, oddio, non è tecnicamente vero, non ci possiamo ancora fare ricorsione perché ci manca un pezzo, ma anche se avessimo quel pezzo comunque non risponde al nostro problema originale, quindi ci mancano due pezzi, però è una buona partenza. Ci manca un pezzo dello stato, quindi abbiamo detto che un pezzo dello stato è il target B di peso, ci manca un altro pezzo dello stato e la domanda non deve essere semplicemente possiamo farlo, perché vogliamo che sia utile per risolvere il problema originale. Ci sono combinazioni che pesano magari meno di B ma che hanno più valore? No. Magari devo vedere se aggiungendo poco peso ottengo un valore in rapporto. No. Okay. Focussiamoci un attimo sulla domanda. Facciamo un esperimento mentale. Assumiamo che la domanda sia effettivamente riesco a fare B, ok? Esiste una combinazione di oggetti che mi fa peso precisamente B, riuscireste a trovare il caso base, il caso generale per questa domanda? Caso base? B uguale a 0, la risposta è? Sì, perfetto. Caso generale? Con 0 kg perché sì, la risposta. Esiste una combinazione di oggetti che se prendo riesco a... questi sì, oggetti sì, pesano 0 kg in totale? Beh sì, non ne prendo nessuno. È un po' simile a quello prima, forse. Dimmi. Perché no, B uguale a N, se F del... Cioè B è sì, se... Sì, se F di N meno... B meno... B meno l'oggetto che pesa meno è sì. Che pesa meno? Tutti in che modo? Tutti gli altri escluso quello compreso. Quello compreso da dove? Da chi? Tutti con operatore ora. Tutti con operatore ora, quindi stai suggerendo esattamente come abbiamo fatto l'altro. Bene, c'è un problema. Nell'altro di ogni scatola potevamo ordinarne quante ne volevamo, ma qui ogni oggetto è solo uno, quindi se io faccio come nell'altro, se io ho un, che ne so, uno degli oggetti è una toilette che ha valore 1 e peso 5, io dico posso farlo 10 perché 10 è 5 più 5, in realtà no, non posso farlo perché una toilette ce n'è una che è peso 5. Allora in questo caso non è or ma è, ma penso di
intersezione di cosa? Di B meno il peso di ogni singolo oggetto. Come fai l'intersezione tra numeri? Devono essere tutti sì. Eh? Devono essere tutti sì. Se sono tutti sì, come stai costruendo? Qual è la scelta che stai facendo? Quali sono le scelte che posso fare? Quando ci troviamo in questa situazione, che quindi abbiamo una cosa che dice, ah beh, l'idea sembra molto simile a quella di prima, e in effetti lo è, poi ci arriviamo, lo sarà. L'idea è molto simile a quella di prima, ma dobbiamo tenere, cioè, qual è l'elemento fondamentale che ci manca? È che dobbiamo tenere traccia di cosa? Degli oggetti che sono dentro la zona. Degli oggetti che abbiamo già preso. Quindi il problema qua è che ci manca un pezzo di stato. Cioè, il nostro stato non rappresenta completamente lo stato in cui ci troviamo. Quindi cosa dobbiamo aggiungere allo stato? Gli oggetti che abbiamo già dentro lo stato. Il set di oggetti che abbiamo già preso. Bene. Questo è un primo approccio. Problema: quanti sono i possibili subset di oggetti che abbiamo già preso? Subset? Sotto insieme? Eh? Se abbiamo un insieme grosso N, quanti sono i possibili sottoinsiemi? Le combinazioni di... Un numero? Se abbiamo un insieme di N elementi, quanti sono i possibili sottoinsiemi? Distinti? Due alla N. Sono precisamente due alla N. Dimostrazione, cioè dimostrazione, piccola cosa, se assegnate un bit a ciascuno, e ciascun elemento dell'insieme, ogni elemento può essere preso o non preso, il fatto che sia preso o non preso è indipendente dagli altri, e quindi 2 per 2 per 2 per 2 n volte, quindi 2 alla n, ma comunque ok. Adesso ancora non abbiamo fatto la parte formale che ci dice perché è una cattiva idea mettere una roba grossa 2 alla n nello stato, ma ve lo dico io, è una cattiva idea mettere una cosa grossa 2 alla n nello stato. Vogliamo avere roba piccola, ok? Quindi corretta, quindi ok, ma lenta, buh, non va bene. Vogliamo trovare uno stratagemma per arrivare allo stesso scopo, ma usando uno stato più piccolo per salvarci questa informazione. Basta prendere la somma dei pesi e la somma dei valori di quello che ho dentro? Purtroppo no, perché potresti avere tanti sottoinsiemi che hanno la stessa somma di valori e pesi e non sapresti discriminare tra quale hai preso. Questo stratagemma è un po' proprio uno stratagemma che va visto. Vi do un grosso indizio, che è: fate finta che gli elementi abbiano un ordine. Non importa quale ordine, fate finta che abbiano un ordine. Cioè, nel senso che entro e prendo più uno, quell'altro. Sì, fate finta che vi siete fatti la mappa, il percorso, di in che ordine passerete davanti agli oggetti. Ok? E voi seguite strettamente quel percorso. Tanto questa è una cosa che possiamo fare senza perdita di generalità. Cioè, non ce ne frega se prima passiamo da uno o dall'altro. Quindi, senza perdita di generalità, possiamo dire: guarda, io ho deciso il percorso, quindi ho deciso l'ordine in cui visito gli oggetti. E quando sono davanti a un oggetto, o lo prendo o non lo prendo, e poi vado avanti. Quindi, se avevi il 1, 0, 1, se hai preso 0. Sì, però così sono ancora due alla n. Lo stato è davanti a quell'oggetto di nuovo. Sì, sì. La seconda parte dello stato che mi mancava è davanti a quell'oggetto mi trovo. Perché? Perché se io so davanti a quell'oggetto mi trovo adesso e il peso che ho nello zaino, a me interessa qualcosa degli oggetti che ho nello zaino? No, tanto so qual è l'insieme di quelli che devo ancora considerare, che io li abbia presi o non li abbia presi. Bene, quindi abbiamo sistemato una parte della domanda. La domanda adesso è diventata, quindi assumendo che c'è questo percorso che ordina gli oggetti, se io mi trovo davanti all'ennesimo oggetto e il mio zaino è pieno B,
posso, cioè esiste una configurazione che mi fa questa cosa? Questa è la domanda a cui siamo arrivati. Abbiamo sistemato lo stato, adesso vi prometto, vi garantisco che esiste una ricorsione che risponde a questa domanda, però non è la domanda giusta per risolvere il nostro problema, quindi vogliamo l'ultimo pezzettino. In particolare vi dico che la domanda è sbagliata, non ci vogliamo chiedere se si può fare, perché anche se sappiamo se una certa cosa si può fare, cioè se possiamo arrivare davanti al quarto oggetto con peso 57 nello zaino, questa cosa, non c'è, quel sì no, non ci aiuta a rispondere alla domanda originale. Cioè trovare il massimo. Trovare il massimo. Quindi come vogliamo modificare leggermente la domanda per che sia utile per rispondere alla nostra al nostro problema originale? Vale la pena prenderlo? No. Vale la pena magari scambiarlo con un altro oggetto che ho... No. Cioè io mi trovo davanti all'oggetto e devo farmi una domanda. Allora, la scelta è prenderlo o non prenderlo, fin lì, okay. Ci siamo. Io sto rivolgendo la domanda del sottoproblema ricorsivo, che poi ci deve essere utile per risolvere il problema originale. Noi ci stiamo chiedendo alla fine qual è il massimo valore degli oggetti che possiamo prendere, dato non sforare il peso, giusto? La domanda attualmente dice: noi sappiamo arrivare davanti all'oggetto totesimo con lo zaino pieno tot? Questa è la domanda che abbiamo finora. Io vi sto dicendo, guardate, questa domanda però non c'è che sia ricorsabile, cioè che possiamo risolverla, non ci aiuta in nessun modo a risolvere il problema originale. Possiamo modificarla leggermente in modo che poi sia utile per risolvere il problema originale? Se il problema originale ci chiede non se possiamo prendere degli oggetti, ma se vogliamo il massimo, probabilmente vuol dire che la domanda della ricorsione non sarà se possiamo farlo, ma quanto è? Quanto vale il valore? Se è la risposta massimo? No, quasi. La domanda è, lo dico io, qual è il massimo valore che possiamo avere davanti all'oggetto kesimo avendo lo zaino pieno B? Qual è il massimo valore che possiamo aver preso trovandoci davanti adesso all'oggetto kesimo avendo lo zaino pieno B? B piccolo, non B grande. Potremmo scriverlo questa domanda? Cioè vuoi che la scrivo proprio in italiano? Sì. Ok. Più lento. Ok, allora la domanda è, quindi, sapendo che abbiamo deciso il nostro percorso e visiteremo gli oggetti uno alla volta, quindi il primo oggetto è lo 0, poi l'1, poi il 2, e diciamo che l'uscita del museo è questo ipotetico non esistente oggetto N, ok? La domanda della ricorsione è: qual è il massimo valore che posso avere nel mio zaino se in questo momento mi trovo davanti all'oggetto kesimo e il mio zaino è pieno B piccolo? Okay. Questa è la domanda. Adesso facciamo l'esercizio prima di cercare di collegare la domanda alla soluzione del problema. Assumiate che sapete rispondere a questa domanda. Come facciamo a risolvere il problema originale? Quindi intanto avremo avremo il nostro bel F di KB, abbiamo detto, ok? Che è quello che risponde alla domanda che ci siamo appena fatti. Assumendo di saper risolvere, cioè di saper calcolare F di KB, come facciamo a rispondere al problema originale? Qual è la soluzione? S? Da cosa sarà data? Quindi proprio un'altra domanda. Può ripetere lo stato di questo problema? Abbiamo detto, come ha detto un compagno. Lo stato del sottoproblema, è KB, okay. Che vuol dire noi ci troviamo davanti al kesimo oggetto con un peso B. E nello zaino abbiamo già un peso B. Minore o uguale di B grande. Beh, certo, perché se no lo zaino è già sfondato.
Quindi adesso, dicevamo, vogliamo cercare di sfruttare questo sottoproblema. Questa, ovviamente ve lo dico io, la risposta, cioè è la domanda corretta. Vogliamo sfruttare questa F per risolvere il nostro problema. Come facciamo? Non so con che ordine ho ordinato il... È un qualche ordine arbitrario, non ci interessa quale sia. Tanto, ripeto, è senza perdere generalità. Cioè il fatto che qualunque ordine scelto, qualunque delle n fattoriali modi di fare il percorso scelto, avrei la stessa risposta. Quindi è indifferente. È solo per chiarezza mentale nostra che abbiamo fissato un certo percorso. Però possiamo prendere arbitrariamente come sono ordinati nell'input. Ok. Senza perdita di generalità. Adesso dovremmo trovare il caso base. No, adesso ho chiesto... assumendo che sappiamo già risolvere F, non lo sappiamo risolvere in questo momento, ma assumendo che sappiamo già calcolare F, qual è la soluzione del problema? Perché questo è un sottoproblema, questo è il nostro sottoproblema ricorsivo che ci serve per risolvere il problema. Ma come si risolve il problema? È F più il valore del centrocampismo. No, F è piccolo di grande. Ah? F nel piccolo di grande. Ah, molto vicino, molto vicino. Allora, cosa ha detto? Ha detto F di n piccolo b grande, perché abbiamo detto che n piccolo è il fittizio oggetto che è l'uscita del museo. Quindi ci stiamo chiedendo un valore che abbiamo l'uscita del museo, che è un ottimo inizio perché vogliamo sapere il valore che abbiamo l'uscita del museo, e quindi n. Però poi ha detto b grande, quindi avendo lo zaino pieno. Ma siamo sicuri che il valore massimo lo otteniamo avendo lo zaino saturo? No. No? Potremmo avere un valore più grande anche con un peso leggermente... Potremmo avere un valore più grande con un peso piccolo, quindi... F di n piccolo, Eh? F di n piccolo, piccolo. Beh, b piccolo è una variabile. Cioè, n è un valore perché è l'input del nostro problema. Nei sottoproblemi, come abbiamo detto finora, questi qua sono costanti, quindi n è effettivamente un numero. B grande è un numero, ma B piccolo è una variabile. Quindi siamo arrivati che, quindi F di n B grande è il valore massimo che possiamo ottenere avendo lo zaino saturo. Però abbiamo detto anche, beh, non è detto che il valore massimo lo otteniamo avendo lo zaino saturo, potremmo avere anche lo zaino non saturo. Quindi, quale sarà la risposta? Non sarà semplicemente F di n B grande, ma... B grande meno i pesi di quello che ho. I pesi di quello che ho. Non solo, in realtà, ma se vuoi farla più generica... No, la direzione era giusta, la direzione era giusta. Cioè, il problema è che non possiamo assumere che sia proprio B grande quello che dobbiamo avere alla fine. Tra 0 e B grande. Tra 0 e B grande. Quindi cos'è? Sarà il max tra... Sarà il max tra? Tra... Sarà il max per... La frase inizia con max. Tra B e B piccolo. No, B piccolo è una variabile, di nuovo, B piccolo non è un numero, B piccolo è una variabile. Di F di N, virgola, non so come dire tra 0 e B grande. Ci manca qualcosa qua sotto? Sì, dei... Dei J? Dei J appartenenti al museo, sì, quindi N. Allora, il max di tutti quanti J tra 0 e B inclusi F di NJ. F di NJ, fine. Essendo che non sappiamo quanto deve essere grosso lo zaino per ottenere la risposta massima, semplicemente li proviamo tutti. Non ho capito. Allora, abbiamo detto che se noi arriviamo in fondo al museo, ok, abbiamo detto che avere lo zaino saturo non è detto che sia l'ottimo, giusto? Sì. E ti dico, bah, allora proviamo con lo zaino saturo meno 1. Sarà un valore? È l'ottimo? Boh, proviamo con lo zaino saturo meno 2, meno 3, meno 4, meno 5, fino a uscire con lo zaino vuoto.
Vabbè, la risposta sarà 0, nel senso. E quindi il massimo di questi quali? Il massimo di quali sarà la risposta? Perché sono, ho fatto, ho esaurito tutti i casi, sono stato esaustivo. Questi erano tutti i casi possibili. Io non sapevo quale tra questi è quello ottimo. Li ho provati tutti. Allora sono sicuro che tra di loro c'è l'ottimo. La programmazione dinamica è sempre così: trovare l'insieme delle cose possibili e provarle tutte. Arrivo alla fine. Provo prima con tutti gli oggetti. No. Con lo, io mi sono prefissato che voglio arrivare alla fine con lo zaino pieno, okay. Ok? E ho detto, questo mi dà l'ottimo, non ho detto, perché magari esiste una combinazione di oggetti che vale di più e arrivo alla fine con lo zaino che pesa B-1, B grande meno 1. Allora cosa dico? Vabbè, cavolo, allora provo anche con lo zaino che alla fine voglio che sia pesante B-1. È l'ottimo, perché magari ne esiste una migliore con B-2. Allora cosa faccio? Provo B-2. È l'ottimo, boh, provo B-3, B-4, B-5. Li provo tutti. Li provo tutti e poi quale sarà quella che prendo? Il massimo. Ma F è il valore del, cioè il massimo valore di un oggetto che ho preso? No. F è il valore degli oggetti che ho nello zaino, trovandomi davanti al k-esimo oggetto, avendo lo zaino che pesa P. Okay. Questa è la domanda. La domanda è: se io sono davanti al k-esimo oggetto e il mio zaino pesa B, piccolo, qual è il valore massimo che posso avere nello zaino? Questa è la domanda. Come vedete, non la risposta a questa domanda è F di KB. Certo. Ok, perfetto. Come vedete, a questo giro la domanda è stata è un po' lontana dal problema originale. Ci stiamo cominciando a allontanarci dal problema originale. Ancora non è totalmente diversa, perché comunque chiede un massimo dei valori, quindi qualcosa ci azzecca. Però non è facile, appunto, non è facile trovare la domanda giusta. La programmazione dinamica, metà del lavoro tendenzialmente trovare la domanda giusta, metà del lavoro fare il caso generale, perché poi il caso base è banale. Un'ultima cosa: L non è un oggetto, è l'uscita del museo, cioè è una cosa simbolica. Noi abbiamo detto che gli oggetti sono N. Sì, sì, non è un oggetto, è una cosa simbolica. Quindi M è l'uscita. N è l'uscita. N è l'uscita, sì, sì. È un oggetto simbolico che rappresenta l'uscita, ma non è un oggetto veramente. Però posso avere, cioè F di N5 posso fare in diversi modi, in diverse combinazioni. Certo. Quindi F comunque deve prendere il più grande dei valori. Beh, ancora non sappiamo come calcolare F, non ci abbiamo ancora pensato, in qualche modo dovremmo farlo. Semplicemente F è una domanda che risponde è una funzione che risponde alla domanda qual è il massimo valore complessivo che posso avere in queste condizioni. Ancora non sappiamo come calcolarlo, l'abbiamo fatto. Semplicemente abbiamo deciso che quella è la domanda. Abbiamo iniziato alle 45. Non possono essere le 100, non posso averci messo su un quarto d'ora. Dietro un'ora. Sulle 6. Abbiamo iniziato un'ora e un quarto fa. Direi che facciamo un quarto d'ora di pausa e poi andiamo avanti. Ok, allora ripartiamo. Bene. Allora, problema dello zaino, abbiamo visto qual è la domanda del sottoproblema, abbiamo visto come si fa a relazionare al problema originale per risolverlo, insomma anche solo trovare come si fa a calcolare F di KB. Come facciamo? Ricorsivamente dal caso 0. Cioè, perché c'è, secondo il ragionamento della mappa, cioè i k oggetti sono in un determinato ordine, quindi al primo avrò lo zaino, cioè dopo il primo avrò o lo zaino vuoto o lo zaino col peso del primo, e quindi quella è la combinazione migliore, e andando quindi col secondo ho tutte le combinazioni di KB e poi ricorsivamente le risommo quando vado avanti, tipo al terzo oggetto col peso B massimo, cioè di tutti gli altri due oggetti ho FK-1 più FK-2.
Aspetta, allora, quindi tu tanto lo stai approcciando bottom up, da quanto ho capito? Sì. Secondo me questo problema è più difficile, però no, vai. E cioè, allora noi ci siamo costruiti questo modello mentale dove diciamo guardiamo gli oggetti in sequenza, ok? Perché così quando ci troviamo davanti al cappesimo oggetto, qual è l'insieme delle mosse che possiamo fare? Prendere o lasciare. Domanda, possiamo sempre prendere o lasciare? No. Perché? Perché se l'oggetto che è davanti pesa troppo, lascio per forza e vado avanti. Ok, ottimo. Bene. Cerchiamo di pensare top down. Secondo me è un po' più facile. Adesso la domanda è come ricaviamo la F, cioè la funzione. Adesso sto cercando di ricavare la F, sì. Sto pensando un attimo se posso cambiare un minimo lo stato per rendere questa cosa leggermente più semplice. Fatemi pensare un attimo. Perché ecco, ok, facciamo. Sì, no, va bene come ce la siamo raccontata. Va bene come ce la siamo raccontata. Quindi la domanda, ripeto, è: quando mi trovo davanti all'oggetto kappaesimo, quindi non l'ho ancora preso o lasciato, quindi semplicemente mi trovo davanti all'oggetto kappaesimo, e il mio zaino è riempito con peso esattamente B, qual è il massimo valore che posso avere? Ok? Questa è la domanda. Notare che la risposta non è necessariamente un numero, perché in realtà ci sono due, qua abbiamo due categorie di risposte. Perché o la risposta è un numero, perché vuol dire che quindi possiamo farlo e abbiamo quel valore, ma se non possiamo farlo, perché ci possiamo inventare un valore arbitrario se non possiamo farlo. Se io sono davanti all'oggetto zeresimo, quindi sono davanti al primo, e dico qual è il valore massimo se nello zaino ho peso 5, posso avere peso 5 davanti all'oggetto zeresimo? No, perché è il primo che guardo, quello che mi faccio ad avere qualcosa nello zaino. Quindi ci servono due classi di risposte. Una che o è un numero e quindi è il valore, oppure è non si può fare. Per semplicità, perché tanto funziona, il non si può fare lo codifichiamo con meno infinito. Ok? Così tutti i conti tornano. Va bene? Bene. Fatte queste premesse, qual è il caso base? F00. F00, mi piace. F00 quanto vale? F00 quanto vale? 0. Perché? Perché non l'ho ancora preso l'oggetto. E posso essere davanti all'oggetto zeresimo con 0 kg nello zaino? Sì. Bene. E l'unico caso base? Non ho capito. Se io sono davanti all'oggetto zeresimo, quindi ancora non ho fatto la decisione, sono semplicemente davanti, e nel mio zaino ho oggetti per un peso complessivo di 0, qual è il valore massimo che posso aver preso finora? 0. Anche F10, F10, 1-0, davvero? Vabbè, oddio,
Sì, in realtà sì. Se non prendo l'oggetto 0. Sì, però non ci serviranno in realtà. Volendo sì, però non ci serviranno. Cioè, rientrando tranquillamente nel caso generale. E l'altra cosa che dobbiamo fare invece. No? E se io arrivo all'oggetto zeresimo, già con un peso. Esatto. Quindi? Ah. È meno infinito. Eh? In quel caso è meno infinito. Quindi se abbiamo per ogni. Per ogni b maggiore di 0, f di 0b è uguale a meno infinito. Questo è il nostro caso base. In realtà, per semplificare ancora, vi dico che è per ogni b diverso da 0. Così coveriamo subito anche i casi se ci chiediamo, ma davanti, se sono davanti allo zeresimo con peso nello zaino meno 33, ok, non ha senso e quindi ci pariamo le natiche. Lo facciamo anche per un'altra classe che ci servirà, che tanto anche qui sarete d'accordo con me, va bene. Per ogni ma in realtà per tutti gli n, cioè per ogni n, per ogni b minore di 0, io vi dico che f di n b è meno infinito. Se arrivo davanti a un qualunque oggetto e dico, ah guarda che nello zaino c'ho meno 73 kg, dici guarda, non è che posso arrivarci, ok? Quindi in questo modo tutto quello che non ha senso l'abbiamo levato. Bene. E così ci possiamo focussare semplicemente sul caso generale f di nk. Ok? Non so perché ho scritto nk, perché è la cosa sbagliata. Kb. Anche qui ho scritto le cose sbagliate. Questo è per ogni b minore di 0 f di kb uguale a meno infinito. Perfetto, ottimo. Bene, faccio un'altra piccola modifica perché almeno così non impazziamo con gli indici. Per questa volta ve lo concedo. Non saranno da 0 a n-1, ma saranno da 1 a n. Ok? Perché credo che funziona. Non so se sto sbagliando qualcosa, ci penso dopo. Ci penso dopo. Sì, no, è giusto, è giusto. Bene. Caso generale. Ci troviamo davanti al kappesimo oggetto. Cosa facciamo? Lo prendo. Se ci sta, se non lo dai, prendo, lo prendo. Ah, così, basta. No, lo prendo anche se ha senso prenderlo. Cioè se tipo mi. Se sono arrivato all'oggetto cappesimo e ho trovato lo zaino saturo, cioè nel senso che fino a lì l'ho già riempito, arrivo all'oggetto, al prossimo oggetto e lo inserisco solo se sostituendolo con un altro. Sostituendolo. No, perché poi non puoi sapere quanto indietro devi andare a sostituire. La base della programmazione dinamica è: ho delle scelte, cosa faccio?
Le provo tutte. Se lo prendo. È la base della programmazione. Ovviamente provo tutte quante quelle valide, ovviamente. Però la base della programmazione dinamica è: io sto facendo qualcosa, in ogni istante ho delle scelte, non so qual è quella migliore, le provo tutte. Ok? Allora ci metto loro. Ci metto loro. Dimmi. Cioè, ci metto l'or dove? Dimmi. Sono arrivato all'oggetto cappesimo. Quindi siamo qui? Sì. Quindi sarà F di 0 B o. No. F di K meno 1 di più il valore. Ah? Non ho sentito l'operatore? Più il valore. Non ho sentito l'operatore? Non ho sentito l'operatore? Diviso meno. Scusami, se io ho due scelte. No, ma io sto facendo un altro modo. Oppure or. Che or? Or tra due numeri? Che cos'è l'or tra due numeri? Vabbè, comincia a dirmi la tua, va. Vai. La mia è: se lo prendo, allora sommo a f di k meno 1 il valore. Ah, ok, magari t'ho fermato troppo presto, ok? Quindi riparti. Quindi f di. F di k meno 1 b più il valore di k di. Il valore di dell'oggetto k meno 1. Quindi vd vd meno 1. No, non serve il meno 1 perché ho levato, ho ribasato apposta per levare il meno 1. Vd per una funzione indicatrice se l'ho preso, quindi mi dà 1 se lo prendo. Okay, va bene, ok. E più f di k meno 1. Ok, è quasi giusta, è un po' overcomplicata, è sbagliata, però è quasi giusta. Ok. È sbagliato il primo pezzo. Perché? Allora, partiamo dal secondo. Quindi questo. Partiamo dal secondo pezzo. Quindi assumiamo che scegliamo di non prenderlo. Se noi non prendiamo il cappesimo oggetto, quanto sarà il valore massimo che possiamo avere in questo istante non avendo preso l'ultimo oggetto? Il valore che avevo prima? Quanto è il valore che avevo prima? F di K meno 1 B. Perché il peso è rimasto invariato, non ho fatto niente, e il valore è quello precedente. Quindi questo è il caso non prendo l'oggetto. E nel caso lo prendessi, lui, ecco lì più il valore. Lui ha detto F di K meno 1 B più BD più anche il peso cambia. Quindi è B più che B è una variabile. Posso mettere B più PD? Più? No, perché il valore non è il peso. Quindi non posso aggiungere. Allora, da qualche parte qua ci manca un PD e fin lì. Che cerchiamo di capire dove e in che modo. Dove c'è la B? Ok, siamo nella zona giusta. Cerchiamo di capire l'operazione giusta. Lì dentro B più P. No. B è la variabile del peso che ho. Che ho in questo momento. Se noi nell'ultima mossa abbiamo preso un oggetto che pesava PD. Sì. E adesso abbiamo peso B. Quanto peso avevamo quando l'abbiamo preso? È B meno PD. Se in questo momento noi ci troviamo davanti al cappesimo oggetto e l'ultimo oggetto l'abbiamo preso, quanto era pesante lo zaino prima che prendessimo l'ultimo oggetto? B meno PD. Sì, è da digerire un attimo questa cosa, Ma invece che PD non si può dire P di K? Sì, non è I, è K, perdona. Si ho messo l'indice sbagliato. Però magari un max. Oh, esatto. Però dicevo che stai complicando la vita, non serve la funzione indicatrice, max tra quelle due. Ok. Fatto.
Questa è la ricorsione. Questo è il caso generale. Adesso ci ripassiamo un po' di volte, cerchiamo di capircelo bene, però questo è il caso generale. Tra l'altro questo è il primo problema che vediamo, che capita abbastanza spesso in esame. Cioè abbastanza spesso, capita, nel senso, non è che abbastanza spesso perché... Cioè non è che ne fa 20.000 al mese, però nel senso... Questo capita. E nel caso base, cioè per ogni più minore di 0 ha attività per l'infinito, non sarebbe giusto anche... Lutu, sarebbe giusto anche mettere per ogni più maggiore di più grande? Volendo, ma non ci capita mai perché sottraiamo e basta. Puoi spiegare il secondo termine? Quale? Il secondo termine. Adesso rifaccio tutto perché ci sta, nel senso. Allora, quindi, cosa abbiamo detto? F di KB, a cosa risponde questa domanda? Se io in questo momento mi trovo davanti al kesimo oggetto, ancora non ho fatto la scelta se prenderlo o non prenderlo, mi trovo davanti al kesimo oggetto, ok? No, non è vero, tra l'altro questa cosa era vera quando l'avete citato così, adesso è che sto facendo la scelta adesso, sì, no, sono davanti, pardon, allora quindi rifacciamo perché ho shiftato di 1 per evitare che qua apparissero di K-1, roba brutta, però cambia anche leggermente la domanda, non che poi cambi qualcosa, però quindi adesso l'oggetto speciale è l'oggetto 0 che in realtà non esiste, ok, l'oggetto 0 tipo l'ingresso del museo, invece l'1 è già che sto decidendo se prenderlo o non prenderlo, quindi essendo davanti all'oggetto capesimo, avendo già fatto la scelta se prenderlo o non prenderlo, che non è più prima di fare, ma è avendo fatto, perché ho fatto uno shift di uno degli indici, avendo già fatto la scelta se prendere o non prendere l'oggetto K, avendo lo zaino pesante B, qual è il massimo valore che posso avere? Casi base. Se ancora non ho fatto nessuna scelta, quindi sono all'ingresso del museo, oggetto 0, ingresso del museo, oggetto non esistente, allora la mia risposta è 0 se ho lo zaino vuoto, perché non ho ancora fatto niente, quindi è valido. Se invece ho lo zaino che ha dentro qualcosa, non è valido, meno infinito. Il meno infinito perché? Perché poi così quando faccio il max di roba sparisce. Il meno infinito spariscono, perché vengono dominati da qualunque altra cosa. Caso iniziale. Altro piccolo caso base che ci serve, perché questa roba può diventare negativa: se in un qualunque momento lo zaino di peso negativo, beh, sono in uno stato non valido, quindi do meno infinito. Quindi questi sono i casi base. Caso generale, quindi abbiamo detto che sono davanti all'oggetto capesimo, ho già fatto la scelta, cioè è il momento dove faccio la scelta, e a seguito di questa scelta il mio zaino pesa B. Qual è il valore massimo che posso avere in questo frangente? Ho due scelte: o l'oggetto non lo prendo, o l'oggetto lo prendo. Quindi mi trovo davanti a questo oggetto. Se non lo prendo, il valore dello zaino sarà il valore che avevo. Il valore che ho nello zaino sarà il valore che avevo anche davanti all'oggetto precedente dopo aver fatto la scelta, perché adesso non ho fatto niente e quindi il valore non può essere cambiato, sarà quello che avevo anche quando ero davanti dopo aver fatto la scelta all'oggetto prima. Caso 1. Caso 2, l'oggetto lo prendo. Se l'oggetto lo prendo, qual era il valore che allora avevo prima nello zaino? Beh, sarà il valore che avevo quando ho fatto la scelta del K-1esimo oggetto e avendo lo zaino pieno B meno P di K, perché questo adesso l'ho preso, quindi il mio zaino adesso è diventato pesante P di K in più rispetto al precedente, ma allora per sapere il peso del precedente sarà l'attuale meno P di K, quindi B meno P di K. E il valore come cambia? Ci devo aggiungere V di K, perché ho preso questo oggetto, quindi me ne assumo anche il valore.
alla fine, se io faccio il max sull'ultimo oggetto, quindi dopo aver fatto la scelta di prendere l'ultimo oggetto, questo, perché abbiamo detto che adesso questo ci rappresenta, F ci rappresenta dopo che abbiamo fatto la scelta per il cappesimo, quindi dopo che abbiamo fatto la scelta per l'ultimo oggetto, per qualunque possibile peso dello zaino alla fine, di tutti questi prendo il max. Questa è la soluzione del problema dello zaino usando programmazione dinamica. Ci sono ancora domande sulla soluzione? Puoi fare un esempio di due numeri? Facciamolo. Anche tre oggetti o un paio di... Sì, sì, facciamo piccolino perché sennò... Allora, quindi... che oggetti vogliamo? Facciamo che il nostro zaino ha capacità 4, ok? E i nostri oggetti abbiamo n uguale a 3, e gli oggetti quanto valgono? Ne abbiamo tipo uno, facciamo che ne abbiamo uno che vale 5 e pesa 2, no, e pesa non 2, di più, pesa 3, facciamo, ok, poi ne abbiamo uno che vale 3 e pesa 2 e uno che vale 2 e pesa 2, va bene? Faccio questo esempio perché l'approccio greedy qua prenderebbe solamente questo oggetto. Ah, tra l'altro così però è sbagliato perché viene... vengono uguali, facciamo che... però non ne voglio mettere due uguali, cioè dovrei fare dei numeri più grossi per evitare che... pare che 5 terzi è maggiore di 3 mezzi, vero? 5 terzi 1,6, 3 mezzi 1,5, quindi sì. Sì, purtroppo qua l'unico altro che fa in modo che questa cosa fa quello che voglio far vedere, devo mettere numeri più grossi. Non voglio mettere numeri più grossi, però. Aggiungiamo un oggetto, se non è numero 4. Se faccio 5, questo fa 2. Questo fa solo peggio. Mi sa che devo mettere numeri più grossi, che palle. Perché, giusto per far vedere, se questo, adesso non lo facciamo ovviamente, se questo valesse 4.9, per dire, questo vale 3 e questo vale 2, qua la risposta sarebbe 5 perché prendo questi due, giusto? Però l'approccio greedy, che prima raccontava il vostro collega, prenderebbe solo questo, perché è quello che ha il rapporto valore-peso maggiore. Se ordinate per il rapporto valore-peso, prendete questo e poi siete fregati perché non potete mettere nient'altro, vale 4.9, però in realtà la soluzione migliore era con 5. Ok? Come ne faccio? Il problema è che con così pochi non riesco a fare una soluzione non banale, mi sa. Mettiamo 4-5 oggetti. Vediamo magari con 5. Tipo, ne metto uno grosso, 3. No, perché così non mi fa la... devo fare la metà, devo fare 6, però diventa enorme. Questo deve valere 4 e poi ci devono essere 2 da 3. Questo deve avere un rapporto maggiore di questo, quindi che ne so, tipo... sei quarti fa 1,5, quattro terzi fa 1,3 e tre terzi fa 1. Ok, questo è un esempio che funziona. Quindi qua vedete che se prendo questo qua è quello che è il rapporto valore peso maggiore, quindi una soluzione greedy, questo è l'unico che prendo perché poi non riesco più a mettere nient'altro, però non è la soluzione ottima. La soluzione ottima è prendere due più piccoli. Ok, facciamo questo.
Quindi avremo una bella tabella grossa, n più 1 per b più 1, quindi sarà una tabella grossa 4x7. Ecco qua. Queste sono le b e questi sono gli n. Ok? Bene. Come funzionerà qua? Noi vogliamo la soluzione, quindi partiremo da, che ne so, nb, per dire. Nb dov'è? È qui. E diciamo, a quanto vale questo? Beh, questo qua vale a il massimo tra quella a sinistra, cioè due righe della colonna sinistra, e varrà il massimo tra questa e k-1 b meno p di k, p di k è 3, quindi 1, 2, 3 è il massimo tra questa e questa più 3. Sappiamo quanto valgono? No, dobbiamo fare la ricorsione, quindi vado qua, faccio. Adesso per semplicità lo facciamo bottom up, perché quando lo faccio a mano di solito è meglio farlo bottom up. Quindi partiamo dal fondo e calcoliamo man mano. Partiamo dai casi base. Questo vale 0, perché questo. Tutti questi valgono meno infinito. Ecco qui. Quanto vale questo? Domanda? Quanto vale questo? Se inserisco il primo oggetto peso 4. Ma non provo io il valore, voglio il valore. Ma quanto vale quella cella? Cosa mi rappresenta quella? Qual è la domanda a cui risponde quella cella? Il valore che non zaino. Fammi la domanda completa. Sono davanti. Ho già preso. Ho già fatto la decisione di, sì. Di prendere l'oggetto 1. Sì. Qual è il valore che posso avere nello zaino? Se lo zaino pesa 0. Se lo zaino pesa 0. Quindi? 0. Perché? Non ho preso niente. Quindi perché questo sarà la cella sinistra che non ho preso niente. Potevo prendere qualcosa? No. Perché? Perché ho zaino che pesa 0, come faccio a prendere qualcosa? E questo vale 0. Questo quanto vale? Quale non ho visto? Questo? Zero perché non mi sconciato pesa 1. Quindi vale 0? Cioè potete fare il conto con questo, abbiamo la formula. Abbiamo la formula, sappiamo che P di I vale 4. E VD vale 6 di K, perdon. Però cioè l'oggetto che stiamo considerando è questo. Ah, meno infinito. Meno infinito? Mm-hmm. Se io ho fatto la scelta del primo oggetto, può essere che prendendolo o non prendendolo peso 1 dallo zaino? No. Quindi questo vale meno infinito. Questo? Stando per colonne. Quello sotto? Meno infinito perché? Sempre per lo stesso motivo. Stesso motivo. Ma d'altronde facendo numericamente, cioè abbiamo la formuletta, facciamolo anche numericamente. K-1B è la cella sinistra, che vale meno infinito. K-1B meno B vale 2, perché siamo nella seconda riga. P di K vale 4, 2 meno 4 fa... meno 2, quindi siamo nel caso base questo. Qual è il max tra meno infinito e meno infinito? Meno infinito. Perfetto. Questa? Ancora. Meno infinito. Perfetto. Tra l'altro, non so perché ho fatto una... Okay. Mancava una. Ok, questa?
Perché? Perché cioè, il massimo tra f di k meno 1, che è k meno b, che è meno infinito, perché è questo. E poi ho sempre k meno 1, che è k meno 1 b meno pk, k meno 1, quindi siamo nella colonna 0, b meno pk siamo nella riga 0, perché abbiamo b uguale a 4, ci sarebbe 0 0 che è 0, esatto, 0 più v di k, v di k è 6 e quindi vale 6. Ok, le altre due. Tra l'altro poi queste tabelline ce le avrete da calcolare a mano all'esame, quindi e cioè poi come si calcolano a mano, appunto ti trovi le regole e poi ti metti lì, applichi la regola e la fai. Dai, prossima colonna, con cosa partiamo? E poi sono davanti al secondo, cioè ho preso il secondo oggetto, come lo zaino, ho preso 0 e quindi per b. No, quindi non ho 0. 0 perché se lo prendo vado su meno infinito, perché è una mossa che non era possibile. Okay. Però c'ho anche questa disponibile, che è non prenderlo. Quindi sarebbe il max tra 0 e meno infinito. Che sì, questo sarebbe il max tra 0 e meno infinito. Ovviamente il max tra 0 e meno infinito è 0. Ok, poi? Meno infinito. Poi? Meno infinito. Poi? L'ordine è questo, sì. 4. Perché? Perché prendo il secondo oggetto e nello zaino ho preso 3, che è esattamente il peso dell'altro oggetto. Cioè sì, il motivo più a livello di calcolo è che faccio il max tra questo, che è meno infinito, e questo, che è 0, più b di k, che è 4. Quindi qua poi sarà ancora meno infinito, e anche questo credo sia meno infinito, perché p di k è 3, quindi 1, 2, 3, e quindi meno infinito. Ok? Ultima colonna, primo valore? 0. Spoiler, qualunque quanto grosso sia il problema, la prima riga sarà sempre 0. Perché è quella che corrisponde a tutte quante le scelte di non ho preso niente. Poi? Sì? Poi 3. 3. E poi ho sentito un 4 o un 3? No, un 3. Io non ho capito perché 3. Ah, perché questa formula? Abbiamo f di k meno 1b che... no, è vero, ho detto una cagata. Ho detto una cagata! Attenzione! È sbagliato? Eh sì, è sbagliato, sì. Non è 3. È 4. E qua vediamo proprio la scelta, perché la scelta è o non lo prendo e allora mi tengo questo qua che era 4, oppure lo prendo, ma allora vuol dire che prima devo avere lo zaino pieno 0, e allora vuol dire che mi trovo in questa situazione. Qual è il max tra le due? 4. E qua c'è il sarebbe il massimo tra 4 e 3. Anzi, ok. Qua esce fuori max tra 4 e 3. Ok. È stato scritto con la mia unghia. È stato un gesto vagamente più lungo.
Eh sì, è già. Perché in realtà se io mi chiedo qual è il massimo valore che posso ottenere avendo fatto la scelta davanti all'ultimo oggetto, se il mio zaino è pieno 3, è 4, non è 3, non è prendere quell'oggetto, è veramente aver preso quello prima. A questo punto abbiamo un altro meno infinito, un altro meno infinito, poi 7, perché? Perché se ho lo zaino pieno 6 vuol dire che ho preso sia il secondo che il terzo oggetto. Quindi questo è un max tra cosa? È un max tra meno infinito e 3 più 4. Esatto. Dove questo è il 4 e questo è il 3. Sì. A questo punto, per trovare la soluzione, cosa faccio? Il max dell'ultima colonna. Il max dell'ultima colonna è 7. Abbiamo la soluzione dello zaino. Adesso è venuto fuori che questo era qui. In realtà, come vi dicevo, non è detto. Cioè, potrebbe benissimo essere che la soluzione massima non sia l'ultima riga, ma potrebbe essere più sopra. Qua in questo caso, non ci ho pensato, è venuto che effettivamente la soluzione ottima satura lo zaino, però non è detto. Bene. Facciamo le ultime due cose che ci mancano di questo problema, che sono? Tempo e spazio. Quindi abbiamo trovato la soluzione, ci piace, va bene. Quanto tempo ci mette e quanta memoria occupa? Non è difficile. I parametri di ingresso sono quanti oggetti ci sono al museo e quanto spazio abbiamo. Ci abbiamo n sicuramente, e poi quanto? Lo spazio dello zaino. E b, sì. I due parametri confermo che sono n e b grande, che ci serviranno una complessità, sia spaziale che temporale. Cosa? Cioè il massimo. Max è o grande di 1. Sopra pure. Quindi. Grande di 1. Sembra. Però devo farne il monte. B per n volte. Sì, quindi la complessità quant'è? Totale? Ci manca un o grande di n per b, perché il caso, vabbè, casi base questo è un grande di 1. Questo caso qui abbiamo un numero costante di operazioni che ci mettono un tempo costante, max è costante, la somma è costante, tutte le operazioni di base sono costanti. Quante volte dobbiamo farla? Beh, il numero di stati, quant'è il numero di stati, tipo n più 1 per b più 1, una roba del genere, sti cavoli. O grande di n per b, per o grande di 1 fa o grande di n per b. Bene, e la memoria? Ricordami la colonna precedente. Ok. Allora, anche qui c'è una risposta, diciamo, base più ottimizzata. Allora, la risposta base è o grande di n per b, perché mi devo tenere la tabella,
la tabella è grande o grande n per b, la computazione mi richiede memoria costante, quindi o grande n per b più grande di 1 fa grande n per b. C'è un'osservazione che è stata fatta, che in realtà per calcolare la prossima colonna mi basta la colonna precedente, quindi in realtà a me basterebbe o grande di b memoria, posso levare l'n. Sarebbe b più 1 però tengo b. Eh? Sarebbe b più 1 ma tengo b. Beh, o grande di b include b più 1. Sì. Quindi in realtà, se vogliamo appunto, cioè la prima risposta che è che n è o grande di n per b. Però in realtà diciamo che c'è una risposta m primo, se vogliamo farlo meglio, che è, cioè fondamentalmente un bound un pochino più stretto, che ci dice che in realtà possiamo farlo con o grande di b, perché ci basta solo una colonna. Bene. Non so se introdurvi solo come statement l'ultimo problema che volevo affrontare di quelli noti, diciamo. Facciamolo, sì, ve lo introduco. È un problema stranoto, cioè di quelli che proprio cercate su internet lo trovate in 3 secondi, però ve lo voglio introdurre così ci pensiamo un attimo, poi lo riprendiamo la prossima volta. Introduco solo il problema, tra l'altro in un'istanza specifica, ok, che è l'infamous problema delle due uova e del grattacielo. Allora, il problema è il seguente: avete un grattacielo di 100 piani, ok? Avete un grattacielo di 100 piani e avete due uova. Quello che potete fare è che potete andare a un piano che volete e lanciare l'uovo da quel piano e vedere se quando arriva a terra si spiaccica oppure no. Ovviamente non devo dirlo, ma nella realtà ovviamente anche dal primo piano si spiaccica, in questo caso non lo sappiamo, problema matematico, non è un problema reale. Se lanciate l'uovo e si spiaccica, l'avete perso perché è spiaccicato. Se invece lanciate l'uovo e non si spiaccica, rimane intatto e potete utilizzarlo. La domanda è: qual è il piano più alto del grattacielo da cui lanciando l'uovo non si spiaccica? Ovviamente questo problema sottintende che se l'uovo non si spiaccica lanciandolo dal piano K, allora non si spiaccica neanche lanciandolo dal piano K-1, K-2, K-3. Ci sarà un qualche piano massimo da cui se lancio l'uovo non si spiaccica e poi da lì in poi tutti gli altri invece si fa. Ok? E ho infinite uova o... Ho due uova e un grattacielo di 100 piani. Esatto. E il mio, come posso dire, quello che voglio trovare è qual è il piano più alto in cui non si spiaccica. E tipo un modo banale di farlo, per dire, adesso proprio sparo la prima, è che io posso, beh, sai cosa, c'ho queste due uova, vado al primo piano, la lancio, se si è spiaccicata, bene, l'ho trovata, altrimenti la riprendo, vado al secondo piano, la lancio, vado al terzo, la lancio, vado al quarto, la lancio, ok. Questa viene chiamata una strategia valida, cioè una strategia che al termine di questa strategia ho il 100% di probabilità di scoprire qual è la risposta. Giusto? Ok. Qual è il caso peggiore di numero di lanci che posso fare con questa strategia? 100. Ok? Bene. Perché il grattacielo a 100 piani? A 100 piani. Ah. Sì, stiamo lavorando con un'istanza specifica dove il grattacielo a 100 piani e le uova sono due. Il vero problema, questo qua non era il vero problema, il vero problema è qual è la strategia che minimi, la strategia valida, quindi che deve dare la risposta giusta alla fine, che minimizza nel caso peggiore il numero di lanci. La
tipo il 50esimo, così mi trovo già il 50 piani. Ok, in questo caso quant'è il numero massimo di lanci? 51. Perché? Cosa dice? Ma io vado al 50esimo, lancio l'uovo, se non si spiaccica, allora so che deve essere nei 50 più alti, e là potrei di nuovo bisecare e andare avanti così. Però se si spiaccica, a me è rimasto un uovo, quindi adesso non posso più permettermi di fare altre prove, devo andare piano per piano, perché sennò non trovo la risposta. Cioè non è garantito che trovo la risposta. Quindi già abbiamo migliorato da 100 a 51. La domanda è: qual è il numero minimo di mosse? Questo è il vero problema. Ovviamente poi la magia sarà che riusciremo a risolvere questo problema, quindi quello di trovare il numero minimo di mosse, cioè trovare la strategia e il numero di mosse con la programmazione dinamica. Questa sarà la magia. Ovviamente non lo faremo per 102, ma lo faremo per nk, quindi avremo un grattacielo di n piani e avremo k uova a disposizione. Ma compito per voi adesso, voglio che mi date qualche idea adesso, vediamo dove riusciamo ad arrivare nei prossimi 10 minuti. Voglio che riusciamo a trovare la strategia migliore per il caso specifico di n uguale a 100 e k uguale a 2. Vediamo quanto riusciamo ad abbassarci. Siamo a 51. Qualcuno offre di meglio? Qual è la strategia che minimizza il numero di mosse? Sì, qual è la strategia valida? Quindi se è una strategia che col 100% di probabilità alla fine riesce a determinare qual è questo piano più alto da cui non si spaccano. E voglio sapere la strategia che, cioè voglio sapere il numero di mosse della strategia che minimizza il numero di mosse. Come vi ho detto, la prima strategia, quella banalissima, faceva 100. Siamo a 51. Tra l'altro ve ne sparo un'altra da 51. Io posso lanciare al primo, al terzo, al quinto, al settimo, quindi skippo di due in due. Appena mi si rompe, provo al piano precedente. Anche questa ce ne mette 51, nel caso peggiore. Però se non si è rotto due sotto e mi si è rotto sopra... Eh no, non lo so. Devo fare un altro lancio. Il caso peggiore è che non mi si spacca mai, mi si spacca al centesimo e poi devo provare uno. E sono 51. Qualcuno offre di meglio? 10-10. Ok, mi piace, quindi cosa faccio? Cioè, è così. Se mettiamo, mi si rompe al 70esimo piano. Sì, quindi provo di 10 in 10. Quando mi si rompe? Ho fatto 7 tentativi e poi al massimo ne farò altri 9-10. 9, sì. Quindi il caso peggiore qual è? Che non mi si rompe mai, mi si rompe al centesimo e poi devo fare altri 9. Quindi la strategia, la ripeto, è: io li provo di 10 in 10, appena mi si spacca devo riprovare dal primo che non so, che quindi è 9 giù, e devo fare 1-1 per forza, e quindi questa strategia ce ne mette 19. Si può fare di meglio? No, allo stesso modo posso farlo ogni 5. Quanto viene con ogni 5? Ah, sono 20 di base. Cioè, nel caso peggiore. Quindi è già peggio? Ok. Tipo 24. Sì. Se lo faccio in 25. Se lo faccio in 25 viene 28. No. Perché il fatto è che una volta che si spacca un uovo, l'altro devi per forza provarlo di piani dall'ultimo che avevi provato. I 9 e 9 cosa viene? 11 più 8. 8 che fa 19. E quindi uguale a 20. E quindi uguale, sì. Sì, ma d'altronde, allora, se fate, se plottate la funzione di fissato lo step quanto ho, e c'è una parabola, e il minimo è su 10 e 9. Che già 8 sale a 12 più. Già 8 poi sale di più. Sì, cioè 8 è peggio. Sì. Sempre per darvi contesto, sto problema l'ho sentito la prima volta io, come ho detto, ho partecipato alle Olimpiadi di informatica, ho fatto le nazionali, hanno preso i migliori 15,
poi ci ha riuniti per fare degli allenamenti. Questo è il primo problema che ci hanno dato, quindi noi 15 che eravamo i migliori dell'informatica, per risolverlo ci abbiamo messo insieme tipo 2 ore e mezza più o meno, quindi non vi preoccupate di nuovo, cioè oddio, per risolverlo e dimostrare che era corretta, però comunque, come avete visto, abbiamo già fatto un bello step, perché siamo partiti da 100, 251, 19. Ovviamente è un lavoro di diminishing returns, ovviamente la strategia ottima non sarà tanto di meno di 19. Però di meno. Esiste una strategia migliore. E vabbè, comunque, visto che non voglio annoiare poi quelli che si... tanto adesso avete lo spirito del problema, sapete come pensare. Quindi, cosa abbiamo fatto oggi? Abbiamo visto il problema dei McNuggets, abbiamo visto lo zaino completo, vi ho introdotto il problema del grattacielo delle uova, vi lascio, compito da casa, pensare alla soluzione 102. Pensate, cioè, se ci volete pensare, pensateci, non cercate, perché appena mettete su Google grattacielo 100 piani, 2 uova, trovate la soluzione sparata in primo piano, sappiatelo, se non volete spoilerarvela. Però arrivarci vi dà un'idea carina, quindi se avete modo pensateci. E la prossima volta partiremo da casi un pochino più semplici. Partiamo prima da risolvere, cioè vabbè, il 102 si risolve a mano, in realtà poi l'idea del 102 può essere espansa per N2 una volta che si arriva, quindi in realtà anche N2 si fa abbastanza tranquillamente, però se poi lo espandiamo a NK non si riesce più a farlo a mano, diciamo la strategia non si riesce a trovare a mano, e là introdurremo la magia, che sarà cercare di automatizzare la ricerca di questa strategia con la programmazione dinamica. Cioè noi proprio la programmazione dinamica, a parte darci la risposta, quindi qual è il numero minimo di mosse che una strategia può avere per un certo N, un certo K, in realtà, come non abbiamo ancora visto precisamente, però magari ci diamo un pochino più, ci mettiamo un pochino più piede, ci darà anche proprio la strategia per fare questa cosa, la soluzione della programmazione dinamica. Bene, detto ciò, per oggi abbiamo finito.